Grazie Presidente. Vede, consigliere De Primo, lei mi cade sul canale dei pescatori, perché qui un debito fuori bilancio è passato in quest'Aula, non c'eravamo noi, è quello che riguarda una draga che forse voi conoscerete bene, acquistata all'epoca da un partito molto vicino a lei. Mi sembra che era proprio il vostro partito che amministrava il decimo municipio per 800.000, 1 milione di euro. E all'epoca c'era la consigliera Picca in consiglio e un consigliere oggi eletto con voi che si chiama Marchesi, che era responsabile e delegato alla sicurezza. Fatto sta che voi avete comprato questa draga, ma improvvisamente vi siete accorti che non c'era il mezzo per metterla in acqua. L'avete messa in acqua e vi siete accorti che non c'era chi la pilotava, perché il Comune di Roma non aveva persone specializzate. La draga oggi è lì ferma al canale dei pescatori, arrugginita da 7 anni, e non è stata mai usata e andrà probabilmente buttata. Ecco come avete amministrato voi il problema del canale dei pescatori. Allora lei o fa finta di non ricordare, oppure ricorda benissimo e oggi viene qui a fare lezioni a noi sui debiti fuori bilancio e usando oltretutto anche bufole giornalistiche, perché dovrebbe documentarsi bene sui soldi, insomma urgenza, che il suo partito e il Partito Democratico hanno speso per quel canale. 90.000 euro a botta di somme urgenze, per cui lei, prima di dire a noi come si amministra, faccia una cronostoria dei danni che avete fatto voi in quel territorio. Grazie.